Ciò che insomma qua giù perdestimai, lassù salendo ritrovar potrai. Tamara Bartolini, Michele Baronio, lassù la luna, come la canta Ariosto. Voi qui a Sansepolcro, a Kilowatt, ne raccontate nove di lune. 9 lune, 9 persone, 9 abitanti di Sansepolcro, 9 case o comunque spazi collegati all'abitante, appunto alla persona che abbiamo incontrato. 9 lune, 9 universi, 9 mondi, 9 forse anche modi da cui riguardare la terra e il nostro abitarla. Siamo da un po' di anni appunto attorno a questo tema della casa e dell'abitare che in diversi progetti si sta manifestando e esplorando. E questo progetto proprio arriva dentro il cuore delle case, delle cose, delle persone, quasi a poter anche pensare a questa luna che insomma è stata oggetto di appunto lo sbarco nel 69. Siamo anche partiti da là, no? Dal fatto storico. Da quella diretta in TV, però quello che ci interessava in realtà è forse quello che dicono gli astronauti durante la missione dell'Apollo 8, cioè siamo arrivati fino a là. In realtà la cosa più interessante è stata guardare la Terra, no? E quindi queste 9 lune mi viene a dire che sono anche 9 paia d'occhi in cui noi ci specchiamo e 9 canzoni anche Sì. perché chiediamo in qualche modo in un ipotetico viaggio al contrario, cioè dalla Luna verso la Terra, che canzone uno lancerebbe o che canzone lascerebbe invece alla Terra. Una canzone come un desiderio anche, no? Qualcosa, cioè ci siamo chiesti, c'è ancora questa spinta così forte, pensiamo a quel 20 luglio 69, adesso sono 50 anni, un mese dopo c'era Woodstock, c'era questa. Summer of Love, c'era l'apice di quel momento, di quell'epoca, no? Durato un anno, poi come tutte Intanto le. c'era il Vietnam, insomma, è come dire, è come se in questo nostro desiderio di ricreare un nuovo sbarco ci fosse la domanda che riguarda il nostro presente, no? E riusciamo ancora a immaginare questa possibilità di questo sogno che anche sia capace di trasformare, no, le cose, riusciamo a coabitare su questo pianeta, a riguardarlo e ci riguardano queste storie, le vite degli altri che è vero non sono le nostre, ma proprio perché non lo sono, lo sono. E questo, ecco, è stato ed è, nel senso che è anche un progetto che si sta facendo durante il festival. C'è stato un primo lavoro di interviste, che poi è proprio un'azione che facciamo sempre proprio nella nostra metodologia di lavoro, ma poi si sta anche, come dire, sta accadendo qui, è un vero happening in qualche modo. Sono tutte diverse poi, una dall'altra, quindi ogni giorno è un viaggio davvero anche per noi. È anche un privilegio entrare così nelle vite degli altri e farle aprire, espanderle, anche tradirle per certi versi, no? In questa traduzione che è l'atto teatrale. Poi forse questo stare qui attorno al tavolo di una casa che non è la nostra, però è anche rimettere in questione, cioè fare una domanda anche a tutti noi, al pubblico, su che cos'è anche il teatro, no? Questo rito, questo incontro che facciamo insieme. E siccome sono stati 9 incontri davvero, come dire, stiamo facendo esperienza della traduzione di queste 9 lune proprio ora.